Vince il premio Strega Mario Desiati, il favorito della vigilia, con Spatriati, due liceali alla ricerca della propria identità, i protagonisti del romanzo. Sul podio anche Claudio Piersanti e Alessandra Carati. La 76esima edizione del premio Strega che va al favorito Mario Desiati con il suo romanzo Spatriati. Sul podio anche Claudio Piersanti e Alessandra Carati. Ci racconta tutto Emiliano Condò. Allora vince la 76esima edizione del premio Strega Mario Desiati con Claudia, ribelle, Francesco, insicuro, paralizzato dalle sue paure, Martina Franca e Berlino, la casa da cui vuoi fuggire e un altrove che ti seduce e ti inquieta. Mario Desiati, il racconto di una ricerca che è prima di tutto una ricerca di senso. Chiunque scrive ha l'utopia di voler correggere la realtà e un po' Claudia, un po' Francesco erano delle parti di persone che ho conosciuto, delle parti di me che volevo raccontare e far conoscere ai lettori. Il suo Spatriati è premio Strega 2022 per distacco nell'anno dei sette finalisti, 166 voti. Sul podio Claudio Piersanti e Alessandra Carati. Nella serata che omaggia Raffaele Lacapria, Desiati dedica il premio agli scrittori pugliesi che non ci sono più. Maria Teresa Di Lascia, vincitrice nel 95, Alessandro Leogrande. Avevo bevuto insieme questa bottiglia. Bellissimo. Dai 15 anni all'età adulta, la partenza e il ritorno non come sconfitta ma come sabotaggio, perché Spatriati non è tanto una questione di luogo, è una condizione dell'animo, l'impossibilità di adeguarsi al sistema di valori, alle aspettative. Ci sono molte persone che non vogliono definirsi, in un mondo dove tutti ti chiedono invece chi sei, a chi appartieni.